volevo capire se è una cosa che vorresti rifare, se è stato un unicum, oppure appunto pensi che sia un genere che puoi tornare a frequentare in qualche modo. Ma sai, il documentario è un genere che io ho frequentato in passato più volte, anzi sono nato da quello, perché ho cominciato con i documentari e ho sempre amato nel documentario la libertà che ti concede. Poi ti dà dei limiti anche, però rispetto al film il documentario ti dà più libertà. In questo caso si è trattato di un'esperienza molto particolare, che io stesso non so se catalogare necessariamente nell'ambito del documentario, del film o di tutte e due, non lo so. Io a un certo punto ho seguito il mio istinto e non mi sono chiesto se era una commedia musicale, se era un romanzo, se era un film, non me lo sono chiesto e se devo essere onesto non l'ho ancora capito neanche adesso. Però c'è una cosa che questa avventura mi ha fatto conoscere più di quanto non conoscessi prima: l'importanza della manipolazione dei materiali. Ecco, avere a disposizione tutti i film che mi hanno musicato, tutto il materiale di repertorio che siamo riusciti a trovare negli archivi. Poi io temo sempre che ci siano chissà quante altre cose nascoste da qualche parte e noi non siamo riusciti a intercettarle, però tante cose le abbiamo trovate. Tutti i concerti che mi ha diretto, la lunga intervista, le altre interviste che ho fatto a tutti gli altri. Tutti questi materiali, ecco, manipolarli, metterli insieme, ti può dare la possibilità di raccontare le cose in mille modi diversi. E questo io l'ho trovato meraviglioso, un esercizio che sta al lavoro del regista come la ginnastica stava al lavoro del compositore di Ennio Morricone. Quindi io non posso escludere in futuro di poter tornare ad attingere a questo tipo di esperienza, perché è stata un'esperienza bellissima, oltretutto un'esperienza che mi sta regalando delle sorprese che io non mi sarei mai aspettato. Cioè io ancora adesso non mi sono reso conto che le reazioni del pubblico, degli addetti ai lavori, della gente che ha visto il film siano vere, perché non, cioè, in teoria non doveva essere così. Cioè, se tu dici un documentario di 2 ore e mezza con tante interviste, in un'epoca in cui la gente per andare al cinema ci pensa 10 volte, e poi ti ritrovi innumerevoli volte in sale cinematografiche di tutta l'Italia, affollate di gente che applaude, commosso e ti fa queste domande, queste che mi state ponendo voi. Ma questo non era previsto, non era previsto che dovesse accadere, quindi talvolta imboccare strade assolutamente impreviste ti può regalare esperienze imprevedibili e quindi bisogna accettare la meravigliosa constatazione che il linguaggio delle immagini non è finito, le formule non sono finite. C'è ancora da inventarsi un sacco di cose e noi siamo curiosi di conoscere queste nuove opportunità e quindi io, se mi dovesse capitare, mi rimisurerei con sfide del genere. Grazie.